Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar Vantaggi ecologici dello zinco-nickel impiegando il sistema membrane brevettato 3S, Performa 3S. Mi presento, io sono Elga Nardi e faccio parte dell'ufficio marketing di Covent Italia. Con me oggi, in qualità di relatore, c'è Alberto Botta, capo dei nostri product manager per l'Italia e anche Kim GMF per l'Italia. Prima di iniziare col webinar vero e proprio, vi do qualche indicazione tecnica. I vostri microfoni sono muti. Per qualsiasi domanda, vi prego di utilizzare il menu che avete alla destra del vostro schermo. Nella sezione domande potete postare le vostre domande. Al termine del webinar, prenderemo qualche minuto per rispondere a tutte le domande che vengono fatte. Nel caso non riuscissimo per motivi di tempo a rispondere a tutte le domande, e risponderemo poi in seguito via email sull'email che avete fornito in fase di registrazione. Direi di iniziare, vi do il benvenuto e vi ringrazio per la partecipazione, anche a nome di Alberto. Buongiorno a tutti. Direi che per iniziare facciamo un breve riassunto, diciamo, uno sguardo a quella che è l'attività della Coventia. Allora, Coventia è nata nel 1927 come Société Continental Parquet, poi grazie a una serie di acquisizioni negli anni è diventata poi nel 2000 effettivamente Coventia. Coventia è uno dei tre maggiori player a livello internazionale in qualità di fornitori di specialità chimiche per rivestimenti di superfici. Abbiamo 9 centri R&D in tutto il mondo e siamo presenti in circa 60 nazioni nel mondo. Quindi abbiamo una presenza capillare e questo, diciamo, è uno dei nostri mantra. Il fatto che possiamo garantire un servizio a 360 gradi grazie alla nostra prossimità a tutti i clienti a livello mondiale. Ti prego di andare avanti ancora di una slide, Alberto. Eccoci qua. Allora, la sede centrale di Coventia si trova nei sobborghi di Parigi, precisamente a Villeneuve-la-Garenne. Come vi dicevo, oltre alla nostra presenza capillare in tutto il mondo, quindi sui 5 continenti, abbiamo anche svariate certificazioni qualità. Vantiamo appunto di avere la ISO 9001, la IATF 16949 e in corso attualmente abbiamo la ISO 14001, quindi con uno sguardo alla sostenibilità, e la ISO 17025, entrambe in corso. Ancora avanti di una, Alberto? Abbiamo qualche problema di connessione, purtroppo. Mi sa di sì, perché. Non va avanti la presentazione. Il bello della diretta. Si riesce, funziona adesso. Ancora no. Eccoci qua. Mamma mia. Non importa, ce la Beh. faremo. Allora, Coventia può vantare molte linee prodotto. Grazie alla peculiarità della nostra attività, veramente possiamo coprire e ricoprire, rivestire e trattare svariate superfici grazie alle nostre linee prodotto, dalla preparazione fino al water care. Infatti, grazie alla preparazione abbiamo le sgrassature chimiche, le sgrassature elettrolitiche, decapaggi e quant'altro, il protettivo che forse è il nostro core business, cioè l'attività, la linea prodotto più importante della Coventia, con le zincature alcaline, acide, zinco nickel, passivazioni top coat, post dip e anche i lubrificanti. Il decorativo con il rame acido alcalino satinato, i vari nickel, il cromo trivalente che è uno dei nostri cavalli di battaglia attuali, infatti possiamo vantare la linea Tristar, la metallizzazione della plastica, possiamo fornire un ciclo completo di metallizzazione esente pla pardon, metallizzazione della plastica esente cromo 6, una linea funzionale,
con il nickel chimico, il cromo spessore, lo stagno e le leghe di stagno, i metalli preziosi con oro, palladio, platino, argento, leghe di nickel free e i metalli preziosi tecnici, l'alluminio che è forse la nostra new entry, su cui stiamo lavorando ora con le sgrassature, i satinanti, i brillantanti, le preparazioni di superficie, decapanti, passivazioni, anodizzanti e i water care, che è la linea finale per il trattamento delle acque. Io ho cambiato, eh? Sì, si vede. No, e questi sono i settori di applicazione. Come vi dicevo prima, grazie alla peculiarità della nostra attività possiamo veramente toccare la più gran parte dei settori del mercato. Quindi abbiamo applicazioni ottime per l'aerospaziale, l'automotive, l'architettura, la moda e il lusso, l'arredamento, i sanitari, elettronica e quant'altro. Quindi, bene o male, quasi tutte le superfici che quotidianamente tocchiamo, magari Coventia c'è passata. Ed eccoci qua. Prima di passare la palla ad Alberto, qualche indicazione su di lui, per chi ancora non lo conoscesse, perché è da molti anni con noi in Coventia, Alberto è una delle nostre colonne portanti. Alberto è responsabile del team dei product manager per l'Italia e anche Kim GMF. In caso di necessità o per informazioni potete tranquillamente scrivere la sua email a.botta@coventia.com oppure chiamare direttamente al suo numero di cellulare che vedete qui. Per altre informazioni vi ricordo anche che abbiamo il sito internet Coventia www.coventia.com e nella sezione prodotti potete trovare ulteriori informazioni su tutte le nostre linee prodotti e i nostri maggiori processi. A questo punto direi di passare la palla ad Alberto con la presentazione delle membrane 3S. Grazie mille, Ega. Buongiorno, buongiorno a tutti. Adesso iniziamo con la presentazione per quanto riguarda l'aspetto ecologico dell'utilizzo del sistema 3S, che poi andremo a spiegare e vedere che cosa è in sostanza il sistema 3S. Per semplificare un attimino il lavoro anche a me, spengo la telecamera così magari riusciamo a accelerare un attimino, ad alleggerire un attimino la linea e ad avere un po' più di una tempistica un po' più reale nella... Ecco, così dovrebbe funzionare. Quindi, in agenda, come vedete, abbiamo sostanzialmente una prima parte che riguarderà l'introduzione alla sostenibilità, dopodiché passeremo a fare tutta una serie di esempi su quelli che sono i costi relativi al non utilizzo del sistema 3S nel caso dei depositi di zinco nickel, quindi vantaggi anche a livello sia economico ma soprattutto ambientale, in termini di consumo di produzione di CO2 e di risparmio in termini proprio energetico, un breve riassunto e poi avremo lo spazio dedicato alle vostre domande. Ok, come ben sapete il problema più grosso in questi ultimi anni è dato dal cambiamento climatico causato ovviamente dall'uso massiccio di combustibile fossile e di mancanza di attenzione nell'uso di sostanze che possono danneggiare l'ambiente, quindi sostanzialmente il cambiamento causato da noi, dall'uomo, con delle conseguenze ovvie e visibili, dirette, e delle conseguenze secondo me altrettanto visibili anche se indirette. Quindi le conseguenze più classiche sono un innalzamento della temperatura generale del globo terrestre con ovviamente con ovvio discioglimento dei ghiacci e innalzamento dei livelli del mare con temperature che sono al di sopra delle medie normali che viene riportato tutti gli anni di estati molto torride, di precipitazioni che
in passato non avevamo, almeno per quanto riguarda la fascia mediterranea, visto sotto questa forma, e soprattutto la cosa più preoccupante è lo scioglimento di quello che viene chiamato come il permafrost, cioè lo strato del sempre ghiacciato, che è quello che permetteva l'approvvigionamento dei ghiacciai e delle acque. Questo è la cosa più dannosa per l'ambiente, perché se non riuscendo a mantenere questo stato di sempre ghiaccio, non riusciamo a ricreare durante l'inverno la quantità di ghiaccio che ci serve per i periodi successivi a garantire l'approvvigionamento di acqua. Non avendo un corretto approvvigionamento di acqua, ovviamente aumentiamo zone aride, quindi siccità, e quindi peggioramento della qualità della vita, della qualità stessa dell'acqua, e quindi con un aumento di quello che è il problema della fame nel mondo. Le implicazioni economiche legate alla gestione del cambiamento climatico sono dovute ai danni cosiddetti secondari, in primis le famose piogge acide, che dovute alle alte concentrazioni di CO2 nell'acqua. Per modificare tutto questo c'è una necessaria necessità, scusate la ripetizione, di adattare tutti i settori a un uso più ragionevole e più corretto delle risorse. Diciamo che questa consapevolezza durante gli anni è cresciuta notevolmente, fortunatamente, sia a livello personale che a livello generale. E c'è stato un aumento, da un certo punto di vista, abbastanza importante delle energie rinnovabili, delle energie green, quindi del fotovoltaico, dell'eolico, laddove era possibile. E si è cercato di migliorare questo tipo di potenzialità, con ovviamente una diminuzione abbastanza altrettanto importante dell'uso di sostanze di sostanze fossili, quindi altamente inquinanti. I termini di un passaggio il più possibile green all'uso dell'energia sono comunque abbastanza vicini, anche se ci si è dati, come anche comunità europea, un tempo sufficientemente valido, buono, anche se per alcuni versi magari lungo, per riuscire ad adattare tutte le tecnologie a un aspetto nettamente più verde, più rinnovabile. Quali sono i fattori che ci possono dare dei vantaggi? Beh, per esempio, se pensiamo alla produzione dell'acciaio e a come viene prodotto fino ad oggi, l'acciaio è la fonte di circa il 10% dell'inquinamento globale, dal 7 al 10% più o meno. Pensare di vivere, tra virgolette, senza acciaio è sicuramente al momento impensabile. Non ci sono alternative effettivamente, non ci sono alternative paragonabili all'acciaio. Pensiamo alle strutture, pensiamo ai ponti, pensiamo alle case, pensiamo agli stessi elementi di fissaggio. Comunque sia, l'acciaio è presente praticamente ovunque. Dovremmo cercare di farlo diventare il più possibile green, quindi dovremmo cercare di migliorare come dire, la produzione, il modus di come viene prodotto, l'acciaio. L'acciaio rilascia, come dicevo, è responsabile di circa il 7% di tutte le emissioni di CO2 a livello mondiale, quindi capite che se riuscissimo già a intervenire su una produzione più ecologica dell'acciaio, già riusciremmo a portare a casa un bel risultato. Quindi è necessario, come ci siamo detti, puntare e avere una visione completamente diversa. Questo modo di vedere, questo cambiamento che è già in atto da tempo, è in atto perché si sono innescate tutta una serie di concatenazioni, partendo dal privato, quindi dal consumatore, dalle associazioni di consumatori, che hanno spinto molto, hanno forzato molto questo tipo
comportamento a livello anche politico, la quale politica, facendosene carico, ha coinvolto gruppi che a loro volta, nel caso specifico nostro, sono gli OEM, quindi le case auto, che hanno fatto proprio la richiesta della politica e quindi delle persone di utilizzare materiale sempre più green. Ricordiamo l'eliminazione per esempio del cromo 6, il settore dell'automotive è stato trainante quando è stata la richiesta dell'eliminazione del cromo 6, è stato uno dei primi, forse il primo settore che ha accettato e ha preso carico questo tipo di richiesta, che ha fatto suo questo tipo di richiesta. A sua volta a catena le case auto hanno coinvolto i fornitori automotive, quindi Tier 1, che a loro volta hanno creato tutta una serie di altre richieste che sono arrivate fino ai trattamentisti, ai formulatori di prodotti. Una breve panoramica su quelli che sono nei vari paesi e un raffronto anche tra Stati Uniti e Comunità Europea, per quello che è la produzione di energia elettrica e quello che può essere il costo energetico. Come vediamo, per esempio, Germania, che ha ancora un uso di carbone molto elevato, quindi carbon fossile, quindi materiale molto inquinante, ha una quantità di CO2 prodotta che è quasi 10 o 8 volte quella che produce la Francia e quasi il doppio di quello che produce l'Italia. Vediamo anche un trend abbastanza che fa ben sperare, nel senso dell'utilizzo di energie rinnovabili, e questo porta a pensare che la strada sia quella corretta. I costi, come vediamo, per questo tipo di attività, quindi costo energetico, costo dell'energia, sono abbastanza allineati con nei vari tre paesi più rappresentativi della Comunità Europea. Il raffronto qua viene fatto tra gli Stati Uniti e l'Europa, dove notiamo che l'Europa risulta essere molto più virtuosa rispetto agli Stati Uniti, pur pagando purtroppo un prezzo decisamente più alto rispetto a quello che pagano gli Stati Uniti. Sappiamo qual è la situazione degli Stati Uniti e speriamo che da ora in avanti l'approccio che gli Stati Uniti metteranno nella problematica possa essere un attimino più in linea con quelle che sono le richieste del mondo sostanzialmente. Qual è l'impatto che dà l'industria galvanica sul consumo energetico? Sostanzialmente i principali costi a livello di zincatura, di trattamento galvanico, dove per trattamento galvanico sappiamo benissimo tutti, si intende quando noi si immerge in una soluzione un metallo sostanzialmente, almeno principalmente un metallo ma anche plastica volendo, dando corrente elettrica noi depositiamo un altro metallo con determinate caratteristiche, possono essere estetiche, semplicemente estetiche, come anche protettive nel caso dei trattamenti come zinco-zinco-nichel. Quali sono i fattori che più influenzano nello specifico la zincatura, per esempio? Beh, fondamentalmente sono la corrente, quindi i raddrizzatori, l'asciugatura, il sistema di asciugatura, quindi le famose centrifughe o i forni, e i sistemi per riscaldamento e raffreddamento della soluzione. Questi da soli fanno circa l'80% del costo energetico della zincatura. Quindi potete ben capire che arrivare ad avere un elettrolita con una bassa conduttività, quindi con un basso rendimento, vuol dire dover forzare molto con corrente per ottenere, a parità di tempo e a parità di materiale, lo spessore necessario e richiesto. Questo vuol dire ovviamente un uso maggiore della corrente, vuol dire creare un effetto joule all'interno del bagno e quindi un inevitabile innalzamento della temperatura dell'elettrolita, quindi una maggiore richiesta di energia per raffreddare l'elettrolita e mantenere la temperatura operativa. Tutto questo enorme consumo di energia porta a un innalzamento della produzione della CO2 nell'aria.
come può la tecnologia 3S impattare in maniera positiva su questo aspetto del consumo energetico. Innanzitutto guardiamo che cosa intendiamo, che cosa intende Coventia, che cos'è un sistema 3S. Il sistema 3S è formato da un anodo, che può essere in acciaio inox, in acciaio nichelato o ultimamente, ultima versione, molto più performante, è di un anodo direttamente in nickel puro, anodo che viene inserito in un sistema plastico, nel quale sistema plastico è inserito a sua volta esternamente una membrana in ceramica. La membrana è fatta di un materiale poroso con delle microporosità ben definite. Che cosa comporta questo? Comporta sostanzialmente mantenere l'anodo non a contatto dell'elettrolita di zinco-nickel, in questo caso, prettamente di zinco-nickel. Questo evita che l'ossigeno che si viene a formare in fase di elettrolisi, ossigeno che si viene a formare all'anodo, possa creare un danno alle sostanze organiche presenti all'interno dell'elettrolita di zinco-nickel, danno che sostanzialmente è un'ossidazione, quindi andiamo a bruciare, in parole povere, le sostanze organiche presenti all'interno dell'elettrolita di zinco-nickel. Scusate. Queste sostanze, come forma di degradazione, un'ultima forma di degradazione, hanno la formazione di cianuro. Cosa comporta il cianuro insieme a altre sostanze come i carbonati e i solfati? Comporta un abbassamento del rendimento del bagno di zinco-nickel, comporta un aumento dei consumi di prodotto, soprattutto del prodotto contenente nickel, che è l'80% del costo dei prodotti all'interno del sistema di zinco-nickel, perché il cianuro complesso a parte del nickel che c'è in soluzione e ha un complesso estremamente stabile. E quindi dovremo aumentare la quantità di nickel per avere la stessa quantità di nickel disponibile alla elettrodeposizione. E soprattutto avere del cianuro in vasca, che se anche in ppm è comunque sempre una cosa che non è mai vista di buon occhio. Come funziona il sistema 3S? Abbiamo un foro di entrata che è questo, dal quale noi introduciamo una soluzione che è una soluzione sostanzialmente di acqua e soda. Ok, viene utilizzata una pompa e gli eflussimetri, ma poi vedremo una fotografia di un impianto. Quindi elettrolita che è acqua e soda entra, garantisce la conducibilità al sistema, fuoriesce dal tubo laterale e viene rimesso nel ricircolo. Questo permette appunto la conducibilità, quindi il passaggio di corrente e ovviamente l'elettrodeposizione. Il vantaggio del sistema 3S, uno dei vantaggi del sistema 3S, è il fatto che, essendo microporosa la membrana, permette il passaggio anche dei anioni, quali solfati carbonati, all'interno dello stesso anolita. Questo fa sì che la quantità di solfati carbonati all'interno del bagno di zinco-nickel, che sono due delle tre sostanze che portano, come avevamo detto prima, a una diminuzione del rendimento del bagno, rimangano a un livello abbastanza basso in modo da garantire prestazioni ottimali. Ovviamente all'interno della nanolita si accumulano solfati carbonati, ma siccome il sistema 3S è un sistema in movimento, non è statico, e la nanolita è una soluzione che deve essere rifatta e deve essere rinnovata frequentemente, noi praticamente andiamo a eliminare solfati carbonati all'interno del sistema di zinco-nickel. Queste sono delle foto di applicazioni a telaio a rotobarile del sistema 3S. Come vedete, dove c'erano gli anodi sono stati inseriti questi sistemi, queste ceramiche collegate con dei tubi di plastica normalissima alla pompa di mandata, e altrettanto quegli stessi tubi rientrano nella vasca esterna dove viene filtrato il bagno e rimandato in circolo. Il numero di ceramiche installate dipende dalla tipologia di impianto,
dalle correnti che si devono usare, dagli ampere che dobbiamo dare, eccetera, e quindi viene calcolato di volta in volta dai tecnici di Coventia. Il colore del bagno che vedete nell'ultima foto di destra è il colore del bagno che si ha anche dopo anni che viene utilizzata. Per esperienza diretta, personale, noi abbiamo dei sistemi che sono in uso da diversi anni, uno dei più vecchi ha quasi 10 anni di utilizzo di questo tipo di sistema. Il colore del bagno di zinco nichel è ancora quel suo bel violetto iniziale. Come dicevo prima, ecco, qua c'è un esempio di come deve essere un impianto per l'anolita, diciamo. Quindi avremo una vasca esterna, avremo una vasca esterna dove viene dove gira, diciamo, l'anolita, dove vengono fatte le aggiunte in caso si necessiti l'aggiunta di soda, un sistema di filtraggio della soluzione, poi la soluzione viene mandata attraverso una pompa filtro ai flussimetri. Per normalizzare, standardizzare il flusso, per fare in modo che il risultato sia il più costante possibile, che le ceramiche lavorino bene, che non ci sia un eccessivo sviluppo di gas all'interno delle ceramiche con conseguente danneggiamento soprattutto dell'anodo, è necessario garantire il corretto flusso a ogni singola ceramica, e questo viene fatto attraverso appunto dei flussimetri. Quindi bisognerà andare a installare un flussimetro ogni singola ceramica. Ok, adesso eliminiamo pennella, torniamo in modalità normale. Benissimo. Bene, quindi sostanzialmente quali sono le differenze tra un elettrolita di zinco nickel con un sistema tradizionale di anodi e un sistema di zinco nickel con la 3S? Come dicevamo prima, con un anodo standard di qualsiasi natura, che possa essere sia di acciaio che di acciaio nichelato, in alcuni casi qualcuno usa ancora anodi di nickel puro, ma generalmente adesso vengono usati anodi di acciaio. Come diciamo prima, l'anodo sviluppandosi ossigeno, noi abbiamo una ossidazione degli additivi con, come dicevo, un ultimo stadio di ossidazione generiamo del cianuro. Abbiamo un innalzamento delle concentrazioni del sodio carbonato, quindi questo nel tempo deve essere eliminato o tramite congelamento della soluzione nei periodi invernali, oppure tramite dei sistemi di decarbonatazione in continuo, e anche questo ha un costo e un impatto a livello di consumo energetico. Nel caso di anodi standard, avendo un aumento del carbonato e una continua generazione di cianuro, noi avremo un abbassamento del rendimento, e quindi avremo un 50% circa dell'energia che diamo che viene sfruttata per la deposizione, tutto il resto generiamo gas, idrogeno al catodo e ossigeno all'anodo. Questo comporta un aumento uno sforzo del sistema maggiore e quindi un aumento della temperatura del liquido. Quindi avremo anche a lungo andare un problema di, appunto, basso rendimento del bagno con conseguente perdita di produttività. Presenza a livello estetico di bruciature, perché i componenti organici non hanno più la capacità di lavorare nelle condizioni ottimali, e potremo avere anche variazioni in termini estetici e in termini di funzionali, perché la percentuale di nickel potrebbe variare, soprattutto non essere costante a livello di produzione nel tempo. Quindi cosa si deve fare? Cosa fa normalmente un galvanico per minimizzare tutto questo? Sostanzialmente alza correnti, taglia il bagno, fa tutte delle azioni che comportano un costo, ma soprattutto comportano uno sforzo notevole. Noi qua abbiamo un'idea di quello che può essere un bagno in condizioni normali, quindi con anodi tradizionali, in confronto a quello che può dare lo stesso identico elettrolita se utilizzassimo un sistema 3S, quindi dove
il sistema 3S dà la maggiore influenza e dove è più importante in termini di riduzione di CO2. Come vediamo, la richiesta di energia è inferiore rispetto a circa la metà rispetto a quella degli altri. Questo vuol dire sostanzialmente che dobbiamo consumare meno corrente per raffreddare il bagno perché lo scaldiamo meno. Abbiamo una richiesta, non abbiamo la stessa richiesta di aumentare le correnti che avremmo con gli anodi in acciaio tradizionale, quindi quel 50% è da intendere appunto come un vantaggio in questi termini. Non avremo assolutamente sostanze organiche degradate in senso assoluto né formazione di cianuro. E la quantità dei carbonati, come dicevamo prima, rimane più bassa rispetto a quella degli anodi in acciaio e soprattutto rimane costante. L'efficienza in termini di corrente rimane pressoché costante nel tempo, quindi la stessa corrente, gli stessi volt ampere che noi diamo quando bagno nuovo rimarranno costanti durante il tempo. Questo ci consente di mantenere i tempi, di mantenere le cariche così come le abbiamo impostate, e con ovviamente un risparmio anche in termini economici per il trattamentista. E soprattutto non abbiamo bisogno di quello che viene definito il bleed and feed, cioè il tagliare e ripristinare le soluzioni per eliminare o per cercare di migliorare quelle che sono le prestazioni del bagno. Teniamo presente che tagliare e ripristinare vuol dire smaltire con i costi ovvi di smaltimento del bagno e ripristinare con i ovvi altrettanto costi di ripristino delle porzioni tagliate del bagno, ma soprattutto non garantisce una costanza nel tempo. Quindi io arriverò ad avere un bagno con delle prestazioni che non sono più sopportabili a livello economico da parte del trattamentista, il quale è costretto a fermare, tagliare, ripristinare. Quindi avrò un andamento molto ondulatorio del mio bagno di zinconica. Ecco, qua presentiamo per quanto riguarda la parte che riguarda l'efficienza energetica e la produzione di CO2, un esempio che ci è stato riportato dai nostri colleghi tedeschi. È un cliente con due linee, dove su una linea ha installato il nostro sistema 3S, e sull'altra linea abbiamo anodi tradizionali. Qua abbiamo riferimento allo stesso tipo di pezzo, un dado, un M16, quindi abbiamo tutti i dati con i quali lavora questo cliente. Già da qua notiamo che per ottenere una media di spessore finale praticamente uguale, dobbiamo operare con densità di correnti diverse, con ampere diversi, con tempi diversi e quindi con efficienze diverse del bagno, ma soprattutto con un consumo di energia notevolmente superiore. Il risparmio tra il sistema tradizionale e il sistema 3S, come indicato sotto, è di circa 14 kWh. Trasmutato in grammi di CO2 prodotta, diventa circa 6 kg di CO2 che noi non immettiamo nell'ambiente. A livello economico, il vantaggio, considerato il costo del kilowattora, per singolo barile è di 2,74 euro, il che di per sé è poco, da un certo punto di vista potrebbe sembrare poco, ma se lo calcoliamo per quello che è l'operatività del cliente, su 6 barili all'ora, per 23 ore di produzione, per circa 250 giorni all'anno, viene fuori un risparmio di energia di 483.000 kWh, un risparmio in termini di emissioni di CO2 di più di 200.000 kg di CO2 non immessa nell'ambiente e, cosa non indifferente, circa 100.000 euro salvati a livello di costo di energia all'anno. Quindi, quali sono in questo caso i vantaggi rispetto alla fabbisogno di zinconica? Beh, come dicevamo prima, non tagliando più il bagno abbiamo minori trasporti legati al taglio, alla rimozione di carbonati e solfati che devono essere portati, devono essere smaltiti, quindi trasportati e portati via. Avremo una migliore conduttività dell'elettrolito perché abbiamo sostanzialmente una stabilità, garantiamo una stabilità, una costanza
nella conduttività dell'elettrolita, quindi la stessa identica velocità di deposizione da bagno nuovo ce l'avremo anche nel tempo. Costi in più, una pompa o due o tre a seconda del numero di ceramiche che andremo a installare per la circolazione dell'anolita. I vantaggi sono, rispetto allo zinco nickel tradizionale, una migliore efficienza a livello termico, perché scaldando meno il bagno avremo meno necessità, meno bisogno di raffreddare, una costanza nell'utilizzo dei voltaggi e degli amperaggi, e come abbiamo fatto l'esempio prima, in parte una rimozione dei carbonati e dei solfati all'interno del bagno di zinco nickel. Quello che andiamo a vedere e a valutare in maniera più importante è appunto quello che si diceva prima, cioè quando noi tagliamo e dobbiamo eliminare le parti di bagno che abbiamo smaltito, i fanghi che abbiamo prodotto, questi vengono in alcuni casi inceneriti e quindi nel caso dovessimo incenerirli, la produzione di CO2 diventa veramente esagerata. Nel caso per lo smaltimento si usino sistemi di evaporazione sottovuoto per formare fanghi sempre più compatti, eccetera, il costo in termini di CO2 sono decisamente inferiori, ma comunque importanti. Tutto questo decade se utilizziamo il sistema 3S, non dovendo più né purgare né rialimentare, quindi né tagliare e ripristinare il bagno, non abbiamo più sostanzialmente questi costi. Quindi il vantaggio, come si vede da questa slide, è dato dal fatto che appunto abbiamo una migliore efficienza energetica. Non abbiamo necessità di smantellare bagni, di ripristinare bagni. Abbiamo un'ottima conducibilità del bagno, conduttività, quindi abbiamo la costanza del risultato. Abbiamo una buona efficienza termica, evitiamo la produzione di rifiuti tossici fastidiosi, anche se parti per milione, ma comunque sia fastidiosi per quanto riguarda la formazione di cianuro. Quello che richiede sostanzialmente in più un sistema 3S è il sistema di filtraggio e di pompaggio del liquido dell'anolita all'interno delle membrane. Questi sono dei calcoli che ci danno un'idea di quello che è il risparmio di CO2, di produzione di CO2. Cioè, tutte le voci che portano a una quantità, cioè a uno sforzo, quindi a un uso della corrente e che quindi producono CO2, qua risulta abbastanza evidente la differenza che ci può essere tra un sistema convenzionale, tradizionale e un sistema 3S. Quindi noi possiamo con il sistema 3S avere sostanzialmente parità di costi a livello di circolazione anolita e produzione dell'elettrodo, ma abbassiamo sostanzialmente, annulliamo, azzeriamo quello che sono i costi di spurgo, di taglio, di bleed and fleed, come dicevamo, di rimozione di carbonati e quindi l'uso di decarbonatatori con conseguente uso di corrente elettrica e un abbassamento del costo notevole dell'efficienza elettrica. Quindi ridurremmo di 110 a 120 kg per ogni metro cubo le emissioni di CO2 nel sistema, nell'ambiente col sistema 3S, quindi con un risparmio di circa il 75% delle emissioni totali di CO2 per quanto riguarda il trattamento di zinco nickel. In Europa, partendo da una situazione decisamente migliore a livello di produzione di CO2, la quantità di chili per metro cubo di CO2 prodotta è leggermente inferiore, resta il fatto che in percentuale siamo praticamente alla stessa percentuale che negli Stati Uniti. Quindi in sostanza, utilizzando il sistema 3S abbiamo dei vantaggi a livello produttivo, a livello di costanza di produzione e soprattutto a livello di impatto con l'ambiente, perché andiamo a consumare meno energia, abbiamo una inferiore richiesta di energia, un'inferiore produzione di CO2. Quindi, come dicevamo, eliminando o abbassando il più possibile le emissioni di CO2, sicuramente daremo un aspetto più green al nostro modo di operare.
e soprattutto daremo un'immagine dell'azienda più attenta a quelle che sono le necessità del cambiamento climatico. Ovviamente abbasseremo anche la richiesta di energia con una minore richiesta a livello generale, globale, di energia elettrica, quindi con salvaguardia ancora di più dell'ambiente e soprattutto con un abbassamento dei costi dei costi del trattamento. Quindi abbiamo un risparmio che potrebbe essere calcolato fino al 75% del consumo totale e soprattutto sicuramente del 75% delle emissioni di CO2 dall'atmosfera, ma quello che può fare il sistema 3S in maniera, mi si passi il termine, quasi filosofica, è incominciare a far pensare a un aspetto con un impatto ambientale il più possibile pari a zero per quanto riguarda il modo di operare che ha la galvanica che ha la galvanica in Italia fino ad oggi. Io ho concluso. Spero di non essere stato troppo veloce né troppo annoiante. Spero di non avervi annoiato più di troppo. Rimango a disposizione per quelle che sono le vostre domande. Nel caso abbiate bisogno, come diceva prima Elga, di ulteriori informazioni, di ulteriori dettagli o semplicemente necessità di approfondire l'argomento, sia tramite mail, meglio tramite mail che anche comunque tramite cellulare, mi potete contattare e compatibilmente con la situazione attuale possiamo organizzare o delle call o semplicemente una visita, se è possibile. Ringrazio ancora tutti. Grazie mille. Grazie mille Alberto, e ti ringrazio per la presentazione che sicuramente era molto interessante e anche da un punto di vista appunto della mera sostenibilità adesso è argomento scottante per tanti, anche quando si inizia a parlare di responsabilità sociale di impresa, la sostenibilità è uno dei punti chiave di queste nuove certificazioni, per cui questo anche unito soltanto al semplice fatto del semplice risparmio economico. Secondo me, un'analisi del sistema Performa 3S vale la pena che sia fatta e che venga fatta. Infatti, a tal proposito, approfitto per farti alcune delle domande che sono arrivate durante il webinar. Partiamo dalla prima che è arrivata. Ci chiedono, per quanto riguarda la produzione di fanghi rispetto alle soluzioni convenzionali, la richiesta di filtrazione è la stessa? Ti diamo sostanzialmente in due la domanda. Se la domanda è se è necessario filtrare un bagno di zinco-nickel, sì, assolutamente. Io ritengo sia necessario filtrare qualsiasi tipo di elettrolita proprio per garantire un miglior risultato. L'utilizzo del sistema 3S, ovviamente non creando sostanze di degradazione organica, limita la formazione dei fanghi, quindi in questo caso avremo sicuramente meno fanghi che non con un sistema tradizionale. Però in generale direi che sì, io l'elettrolita consiglio sempre a chiunque di mantenere l'elettrolita sotto filtrazione, al di là del fatto che si formino più o meno fanghi. Ok, quindi viene chiesto, è necessaria la filtrazione dell'annolita? La filtrazione dell'anolita, considerato che per alimentarlo, per esempio, usiamo della soda, potremmo usare della soda in polvere, onde evitare incrostazioni sostanzialmente all'interno del circuito idraulico che si viene a formare, direi che sì, sarebbe una cosa opportuna. È una filtrazione molto blanda, teniamo presente che il volume dell'anolita è circa il 15% del volume totale, quindi non stiamo parlando di grosse quantità. Quindi una filtrazione costante dell'anolita, magari utilizzare la stessa pompa filtro per il ricircolo dell'anolita, che può semplificare anche un attimino e abbassare un pochettino i costi di impianto, potrebbe essere una soluzione molto valida.
Ok. Viene chiesto come funziona il riciclo dell'anodita? Beh, allora, come ho presentato prima nello schemino, sostanzialmente avremo una vasca esterna a bordo linea per chi ha praticità di impianti di zincatura alcalina, è come una vasca di risoluzione dello zinco, sostanzialmente, ovviamente senza lo zinco, nella quale si accumula il liquido, poi questo tramite un sistema di pompe e flussimetri viene praticamente portato all'interno della membrana. Semplicemente per spinta, quindi si usano pompe con alta prevalenza, alta portata, bassa pressione, sostanzialmente normalmente vengono usate pompe di questo tipo, il liquido ritorna, carico in parte carico del gas che si forma all'interno della membrana, della ceramica, ritorna per caduta alla vasca esterna, dove si libera del gas presente e viene reimmesso nel circuito. Non è a perdere, un circuito sostanzialmente è chiuso, nel senso che ricircola su se stesso, ma deve essere aperto per favorire la fuoriuscita del gas che si viene a creare all'interno delle ceramiche. Come viene trattato il carbonato nell'anolita? Allora, come dicevo prima, siccome il mantenimento della soluzione dell'anolita è una delle condizioni sine qua non per il buon funzionamento dell'intero sistema, mediamente l'anolita viene rifatto una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo, poi dipende dai carichi di lavoro, ma mediamente per quanto ci riguarda queste sono stime fatte da anni di esperienza, quindi direi che un mese e mezzo sono numeri ragionevoli. Quindi tagliando, rifacendo completamente l'anolita, in realtà non c'è bisogno di trattare il carbonato, perché l'anolita poi può essere utilizzato nell'impianto di depurazione per la correzione del pH, quando bisogna aggiustare il pH e portarlo in fase alcalina. Può essere, in alcuni casi, qualche cliente ha provato a utilizzarlo anche per l'alimentazione delle sgrassature. Non lo consiglio, onestamente, si può anche fare, però diciamo che quindi venendo riutilizzato nel sistema di trattamento delle acque, è un sistema a perdere, quindi un decarbonatatore su un bagno su un'anolita che si può, si dovrebbe rifare frequentemente, onestamente non la vedo come una spesa necessaria. Abbiamo anche clienti che adottano questo tipo di sistema, e non è che sia sbagliato in assoluto, è che non lo ritengo necessario se appunto teniamo conto che l'anolita deve essere rifatto con questa frequenza. Ok, un'altra domanda che è arrivata, si presume si tratti di un trattamento stabile con prestazioni uguali a quelle del make-up, è corretto? Sì, esattamente. Dicevo prima, abbiamo clienti che più di 10 anni che utilizzano questi sistemi e lo stanno utilizzando mantenendo le stesse performance del bagno nel tempo, assolutamente sì. Ok. Domanda scottante, qual è il costo del sistema membrane 3S se confrontato col tradizionale sistema di zinco-nickel? Allora, a livello di alimentazione probabilmente andremo a guadagnare anche perché, come si diceva, non creando organici degradati non ho la problematica di dover aumentare i consumi di soluzione nickel, di base, di brillantanti per mantenere lo stesso risultato in termini sia funzionali che estetici. Quindi avremo questo tipo di vantaggio. Il costo maggiore del sistema 3S è l'impianto, sostanzialmente, che però più che un costo sarebbe opportuno vederlo come un investimento. Investimento che in funzione degli ampere, e questa è una delle cose che poi chi è interessato può discutere, possiamo discutere vis-à-vis, è un costo che si può ammortizzare anche nell'arco di un anno. Quindi sostanzialmente è un investimento che viene fatto per mantenere un'efficienza, per mantenere si passa il termine, un'ecologicità del sistema zinco-nickel a livelli di bagno nuovo. Quindi ha un costo, ma più che un costo è un investimento. Poi il costo del sistema è la manutenzione. La manutenzione deve essere fatta minimo ogni 6 mesi. E per manutenzione si intende una pulizia
dell'impianto idraulico, quindi dei tubi, delle pompe, delle vasche, un controllo nel caso, almeno una volta all'anno, dello stato degli anodi per vedere se il ricircolo è efficace, e questo è quanto serve per mantenere il sistema 3S in efficienza, in perfetta efficienza. Certo, immagino che, come hai detto tu, compatibilmente con i limiti che la situazione ci impone, quindi nel pieno rispetto dei vari DPCM in corso e futuri, siamo a disposizione, insomma, sì, assolutamente. Perché ovviamente poi ogni caso... Una parentesi così, senza scoraggiare nessuno, voglio scoraggiare nessuno, ma rispetto a un anodo tradizionale, una membrana ha un ingombro maggiore, e quindi non sempre è possibile applicare, proprio per una questione di spazio, il sistema 3S a tutti gli impianti. Quindi abbiamo delle tabelle che compiliamo di volta in volta proprio per verificare la fattibilità dell'installazione del sistema. Ecco. È necessario, quindi, insomma, sostanzialmente un sopralluogo, questo sicuramente sì. Vi invitiamo comunque a contattare Alberto e poi ovviamente organizzeremo di conseguenza, fisicamente o non fisicamente, grazie agli strumenti che fortunatamente la tecnologia del 2021, salvo problemi di connessione come oggi, ci permette, organizzeremo dei meeting virtuali o fisici in azienda, da voi o da noi, insomma. Un'altra domanda che viene fatta, Vari Pesco. Le 3S possono essere installate anche su linee vecchie o soltanto su impianti nuovi? No, possono essere installate su linee esistenti compatibilmente con la possibilità di installarle. Quindi, come dicevo prima, facciamo una valutazione della linea per capire se fisicamente possiamo mettere le ceramiche all'interno della linea. Ecco, quello che non ha senso, considerato i vantaggi che abbiamo mostrato prima, è installare le ceramiche su un elettrolita vecchio, dove già abbiamo una quantità di sostanze degradate, una presenza di cianuri, eccetera. Ecco, in quel caso la logica e il buon senso farebbe dire che anche il rifacimento dell'elettrolita di zinco nickel, quindi partire con una soluzione nuova con le ceramiche, è la soluzione decisamente più redditizia, più proficua per tutti. Certo. Altra domanda, c'è qualche progetto futuro riguardo al riciclo dell'acqua di risciacquo allo zinco nickel per separare il composto organico e non organico dall'elettrolita di zinco nickel per riutilizzarlo? Sì, un progetto ce l'abbiamo. Siamo ancora a livello, come si dice, embrionale, quindi è una cosa ancora molto a livello di ricerca, di studio. Però c'è un progetto per il trattamento delle soluzioni e per il trattamento anche delle acque, proprio per riuscire a scorporare tutto quello che si può portare via mantenendo e ricevendo di contro acqua che potrebbe essere riutilizzata. Ok. Che durata hanno le ceramiche? Beh, minimo 10 anni, questa è la mia esperienza personale. Sostanzialmente la ceramica in quanto tale è eterna, cioè non subisce danneggiamenti da parte delle soluzioni alcaline, eccetera. Essendo una parte ceramica, sostanzialmente un'idea di un tubo ceramico, di un vaso, brutalmente, è chiaro che se viene urtato da qualche cosa, si rompe. Una volta che si rompe, ovviamente dobbiamo bloccare tutto, sostituirlo, eccetera. Di per sé la ceramica in quanto tale è sostanzialmente eterna. Una volta che io la posiziono non subisce più nessun tipo di danneggiamento. Quello che non è eterno è il circuito idraulico, che, come dicevo prima, sul quale va fatta una manutenzione costante e eventualmente sostituendo quello che c'è da sostituire, sia che siano i tubi, sia che in qualche caso è successo siano gli stessi anodi. Però vabbè, siccome il sistema 3S è un sistema molto facile da gestire, è tutto materiale plastico, quindi non ci sono particolari complicanze, si può svitare, si può smontare, si può sostituire quello che va sostituito senza cambiare in toto il sistema.
quindi okay. Va fatta, come dicevo prima, eterno, ma va fatto un po' di manutenzione. Ok, domanda che immagino si agganci a quella precedente: le ceramiche richiedono una particolare manutenzione? Sì, non particolare, ma comunque una manutenzione molto banale, cioè al posto della molita faccio girare dell'acqua sostanzialmente, che mi permette di risciacquare le parti. Abbiamo notato che dà degli ottimi benefici, soprattutto per il mantenimento in condizione ottimale dell'impianto idraulico, un risciacquo una volta all'anno più o meno con dell'acqua acidula, con un 1% circa di acido solforico. Questo mi permette di sciogliere quel policarbonato che eventualmente o incrostazioni in genere che mi si formano all'interno delle tubature, mantenendole in perfetta efficienza. Ottimo. Purtroppo il nostro tempo è pressoché terminato, per cui io ringrazio Alberto. Ci tengo a ringraziare anche tutti i partecipanti che hanno preso il loro tempo per assistere a questo webinar. Vi verrà inviata la presentazione entro qualche giorno via email, all'email che avete utilizzato per la registrazione. Vi prego anche, vabbè, oltre come abbiamo già detto, di contattarci per qualsiasi informazione, siamo a vostra disposizione, di collegarvi alle nostre pagine Coventia di Facebook e LinkedIn, perché sono in programma altri nuovi webinar, sia in italiano che in lingua inglese. Non li abbiamo ancora calendarizzati, ma entro breve sui social media troverete le informazioni. Ne abbiamo uno sul nostro Tristar 300, la serie di cromo decorativo esente cromo 6, su superfici metalliche. Questo sarà in italiano a cura di Alberto Chiappa, il nostro product manager per la linea decorativa, molto interessante perché ovviamente l'eliminazione del cromo 6 è un argomento quanto mai attuale. A breve ci sarà anche un altro webinar in lingua inglese sulla ammortizzatura della plastica, il sistema Silk & Bond, anche questo senza cromo esavalente, per cui vi consiglio di collegarvi alle nostre pagine Facebook e LinkedIn, in modo che così sarete aggiornati sui prossimi webinar. Niente, che dire, vi ringrazio ancora per la partecipazione, grazie mille Alberto e buona grazie giornata e buon lavoro a tutti. Buon lavoro a tutti, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci.